Italia. E ringrazio tutti i colleghi che oggi hanno fatto le loro presentazioni, in particolare Ilaria Di Silvestri che è venuta da Bruxelles per dare questo nuovo spunto. Quindi, per chi, se avete ancora energia, qualunque spunto, domanda o riflessione, siamo qua per questo. Grazie. Vedo che c'è stato un gran controllo numerico. Diciamo che non ci avete radicati, non ci avete radicati nonostante si sia parlato. Tentativo. Allora, vado, cerco di andare nella sintesi. Il regolamento ci dice, il regolamento europeo 1143, che per quanto riguarda le spese, i costi derivanti dalle azioni, dovrebbe valere il principio chi inquina paga, perché io come cittadino non sono felice di mettere le mie tasse a disposizione di un progetto che uccide 1000 scoiattoli grigi a Perugia. E quindi voglio dire, è un concetto realistico? Secondo me no, perché quando andremo a prendere quella persona che ha liberato lo scoiattolo 1 piuttosto che la nutria 1, tutti animali che sono stati e vengono utilizzati a fini speculativi da varie categorie di pescatori, cacciatori, allevatori e via discorrendo. Quindi, se non riusciamo a far pagare colui che per primo ha liberato il primo scoiattolo grigio, però abbiamo delle categorie ben definite che traggono vantaggio da questi animali. Quindi quello che dico io, quando la smetteremo di considerare questi animali degli oggetti che possiamo gestire, comprare, vendere come meglio crediamo, sarà la soluzione di questi problemi. Non ci sarà più bisogno di eradicazione, non ci sarà più bisogno di controllo né di far pagare i cittadini per azioni sconsiderate di altri. Quindi di trovarci a dover svuotare una vasca con un tappo chiuso e il rubinetto aperto con il cucchiaino. Perché se, e qui è chiaro una valutazione politica, mi rendo conto che non è proprio il contesto migliore, però dobbiamo fra le varie cose prendere atto che il 2% dei progetti parla di prevenzione e che l'unica vera prevenzione possibile è il divieto di commercio delle specie animali. Massimo, ti ringrazio e sono d'accordissimo, per cui ogni tanto succede che siamo d'accordo, cosa che mi fa molto piacere. Credo che, ho cercato di sottolinearlo nel mio intervento sul regolamento e sul decreto legislativo, c'è un forte richiamo alla prevenzione che poi raramente riusciamo ad applicare concretamente e questo credo che sia interesse di tutti, perché nessuno vuole arrivare a dover intervenire per risanare danni già fatti. Ci sono vari strumenti che adesso possiamo usare, perché per esempio anche a scala europea nel regolamento è una opinione di tutti, i mondi, sia dei tecnici sia dei decisori, che se la lista si sposta su specie non ancora presenti nel territorio europeo o almeno non in natura, quindi diciamo specie che non hanno popolazione in natura, regolamentare vuol dire vietare il commercio prima di trovarci nella situazione dello scoiattolo. Questo è ovviamente interesse di tutto, sia di chi come me fa gestione e conservazione, sia di chi come voi è più attento al benessere, al destino dei singoli individui. E c'è un altro strumento sul quale, come sapete, ISPRA è molto attiva, che è quello della lista nazionale. Non sarà facile, perché insomma vuol dire chiedere un impegno in più a organismi che sono già sotto pressione, regioni, ministero, però le liste nazionali possono permettere di regolamentare specie anche su scala nazionale che ancora non sono presenti in natura e quindi dove la prevenzione è più efficace ed è anche più giustificata, perché se non sono ancora presenti evitiamo di entrare in questa fase che ovviamente non piace a nessuno, non è una risposta. Quindi io sono assolutamente d'accordo, credo che siamo tutti d'accordo su questo e almeno su questo terreno un'azione sinergica di noi tecnici, di chi ha un ruolo più politico, insomma, è importante perché c'è
c'è la possibilità di incidere, gli strumenti legislativi lo permettono e quindi è un terreno dove si possono ottenere dei risultati. Concordo con te che il polioterapia principio bello a dirsi, ma secondo me purtroppo per le specie invasive difficilmente funzionerà, perché trovare il responsabile del primo rilascio quando poi il problema è esploso, dubito che ci saranno molti casi in cui si riuscirà realmente a far pagare i costi degli interventi. Il principio è condivisibile, ma temo di scarsa applicazione, quindi insomma, rimane un po' purtroppo sulla carta. Roberto, io non sono riuscito a inserirmi, ma lo stesso intervento suo con la sostituzione animali e piante, è lo stesso principio. Io sono Ranzoni, sono qui, coordino i corsi di laurea di biologia e scienze naturali, presidente della Società Italiana di Scienza e Vegetazione. Stavo ripensando appunto ai primi congressi della Società Botanica, ahimè ormai 35 anni fa, e si parlava di questo vivaismo sostenibile, di piante spontanee, di piante autoctone, eccetera. Quindi, di fatto già hai risposto. Quindi tranne che per la Robinia, che era un botanico che si chiamava Robinier, che stava a Parigi, sappiamo chi è il primo che l'ha coltivato. Che non gli possiamo più far pagare. Purtroppo non so se ci saranno ancora gli eredi in giro, è chiaro che è così, quindi non sono più completamente le tue parole. La risposta di Piero, basta sostituire animali con piante. Ma Roberto, se ti però posso... Però c'è una banalizzazione del verde pubblico, cioè manca proprio cultura anche nel giardino. Si è peggiorata la situazione anche rispetto a anni addietro, soprattutto di quello che è il gusto del cittadino e la mancanza di linee guida per un giardinaggio responsabile che partecipa magari alla conservazione ex situ, che se scambia varietà di semi magari non più trovare. C'è un verde che si cerca che non c'è bisogno di potare, di innaffiare, di niente, quindi la classica pianta di plastica, fotiglia, l'alberato. Che è invasivo. Parecchio momento. Su questo diciamo vi invito a dare un'occhiata all'altro Life, Life ASAP, dove noi collaboriamo anche con molti botanici, che contribuisce anche a identificare delle liste che speriamo in futuro possano portare a liste nazionali e anche ad agire con incoraggiando comportamenti più responsabili, di nuovo un'azione di prevenzione, quindi che va nella direzione di quello che diceva Massimo Vetturi poco fa. Perché non ci sono solo gli animali, è chiaro che gli animali diciamo concentrano più attenzione, però per le piante i problemi sono ugualmente devastanti, perché le piante non sono nella gran parte dei casi radicabili, la lotta alle piante richiede a volte l'uso di sostanze che non sono una meraviglia, quindi anche per le piante la prevenzione è importante e noi crediamo che una delle cose sia di coinvolgere diversi anche volontariamente, perché le leggi non risolveranno mai il problema, se non riusciamo a far capire alla società che bisogna usare meno specie in modo responsabile, insomma su questo si sta lavorando insieme con voi, con tanti altri. Le società scientifiche, dei gruppi regionali. Andrea? No, io volevo dire, mi sembra tutto sommato abbastanza comprensibile che la percentuale di progetti sulla prevenzione sia molto bassa e sia maggiore quella sull'eradicazione, proprio perché in questi anni, cioè negli anni precedenti, quando sono arrivate gran parte delle specie che adesso rientrano negli elenchi, non c'era ancora la normativa che la vietava. Quando noi abbiamo cominciato il progetto C-Square, tutti ci dicevano: ma perché volete portare via gli scoiattoli grigi quando sono in commercio e chiunque potrebbe rimetterlo? Uno dei primi e grossi obiettivi è stato quello di emanare il decreto di divieto del commercio, che è stato fatto per lo scoiattolo grigio, per il Calosurus eritreus, per lo Shurus niger, le altre due specie che avevano, cioè tutte e tre specie che avevano poca commerciabilità. Non si è riuscito a fare allora per il Tamia, perché il Tamia era di grande distribuzione in tutti i negozi e guai al mondo a proibire il commercio del Tamia, perché sarebbe stato un problema dal punto di vista economico. Cioè noi ci siamo trovati di fronte a uno stato di fatto. La signora Fassio, che aveva importato i 5 scoiattoli dagli Stati Uniti ai parchi di Nervi, non aveva fatto nessun reato, non aveva inquinato niente, perché allora non si sapeva che fosse l'inquinamento.
così come chi l'ha incontrati al Parco di Stupinici o quelli che l'avevano incontrati più in terra. E quindi questi scoiattoli c'erano già quando è uscita il concetto che facevano del male, e quindi è logico che sia partiti dal tentativo di eradicarli. Chiaramente, man mano che si andrà a regime, è chiaro che bisognerà privilegiare la prevenzione piuttosto che l'agire a cose fatte. Però in questi anni credo che non fosse possibile fare altrimenti. E volevo ancora dire una cosa, per quanto riguarda l'idea della lista positiva, che mi sembra una bellissima cosa, che però è limitata solo agli aspetti del commercio, chiaramente non può sostituirsi alla lista negativa per tutto quello che si tratta di introduzioni accidentali di specie non volute che arrivano con le derrate, eccetera, eccetera. E diciamo che forse anche in questo caso ci sono alcuni aspetti come la valutazione della mancanza di possibili danni agli ecosistemi, qualora queste specie, che è molto difficile poterlo valutare a priori, per cui probabilmente sarà. Io mi auguro che si arrivi a far maturare la gente a dire: compro solo quelle quattro specie lì perché mi hanno assicurato. Però ci si scontrerà sempre con la World Trade Organization e tutte queste altre cose. Però sì. Sandro Bertolino, diciamo, come ha detto Ilaria di Silvestre, è stato ritenuto legittimo, quindi diciamo non ci si scontra su questo. Ma secondo me il regolamento ha anche un punto importante, che è in parte di prevenzione, cioè l'obbligo di intervenire entro tre mesi a rimuovere popolazioni che si trovano in natura. Perché intervenire entro tre mesi, vediamo qualche mese in più di gestione, vuol dire magari togliere 10-20 animali, e su 20 animali si può agire anche con altre tecniche. Certo. Anche ad esempio con la sterilizzazione, anche con altre tecniche. Con 10.000 non più. Quindi quello è comunque un passo di prevenzione, perché è la prevenzione dello sviluppo di popolazioni molto più ampie. La cosa che mi piacerebbe sapere, se me la chiedere in Italia, se ha questo dato, è se la limitazione delle specie in Belgio ha limitato il commercio come fatturato, come numero di animali venduti. Cioè se la gente semplicemente si è preso sempre gli animali che voleva prendere prima e si è preso queste specie, perché se semplicemente sono stati in grado di indirizzare le vendite verso alcuni animali piuttosto che altri, allora questo è anche un'arma in più per dire: togliamo quelle specie che un domani ci potranno dare dei costi economici e anche di sofferenza per gli animali se dobbiamo poi eradicarli e rimuoverli. Spingiamo il commercio verso specie che si presume non diano grossi problemi, e ad esempio tra i sciuri di Tami anche quello che dà meno problemi, di quelli almeno che conosciamo in Europa. Quindi se poi dobbiamo consentire una specie, si può. In questo modo ci sarebbe una motivazione che noi non danneggiamo un comparto economico, per cui magari lo Stato può essere sensibile, anche gli stakeholder possono essere sensibili, ma in realtà nel lungo termine facciamo risparmiare lo Stato. E da questo punto di vista la preoccupazione di andare a Monaco, cioè di costi che il regolamento dovrà avere in futuro, quando veramente andrà a regime, forse potrà veramente far riflettere sul fatto che la prevenzione rende molto di più rispetto alla cura posteriori, perché rischiano di essere veramente costi, se il regolamento viene applicato e se non facciamo finta di niente, di essere costi notevoli, per molte regioni difficilmente gestibili, e allora forse le regioni stesse potrebbero fare atto per almeno tra i primi stati positiva, che effettivamente sarebbe la soluzione da poter spingere per ridurre almeno questa fonte di produzione. Posso rispondere? Sì, allora diciamo che dati precisi non sono riusciti ad averli ancora, però il governo belga in realtà ha detto più volte, perché questa è un'obiezione che viene fatta spesso dai commercianti, con le liste positive non avremo un sacco di soldi. In realtà il commercio semplicemente si sposta su quelle specie che sono permesse, quindi chi ha voglia di un animale lo può avere comunque, non è che non può più avere un animale, soltanto che le può avere solo quelli che sono permessi, quindi
europea che ha detto che ha sottoscritto un sistema legittimo di difesa dell'ambiente e del benessere degli animali, che entrambi questi argomenti sono sufficienti per limitare il commercio. Oltre a questo, noi abbiamo fatto un evento recentemente al Parlamento Europeo su questo argomento e è venuto il, cioè, mandato un video messaggio al commissario per l'ambiente, Carlo Vella, che ha detto, ha ripetuto che si tratta di un sistema assolutamente legittimo che i paesi membri possono adottare per limitare l'introduzione di specie invasive all'interno del proprio paese. Poi volevo aggiungere una cosa, quando dicevi del fatto che gli Stati Uniti stanno insistendo con l'Unione Europea per avere piuttosto delle specie non ancora presenti nella lista, è stata una cosa, come io sono parte del gruppo di lavoro della Commissione Europea sulle specie invasive, è stata una delle prime cose che è stata chiesta effettivamente da noi, ma anche da vari rappresentanti dei paesi membri. E purtroppo la risposta della Commissione è stata abbastanza deprimente, perché loro hanno detto che, essendo che è necessario un risk assessment per poter includere una specie, il risk assessment, questa valutazione del rischio deve basarsi sui dati della presenza dell'animale, il meccanismo stesso non permette l'inclusione di specie che ancora non sono presenti. Quindi questo è quanto l'ha detto la Commissione inizialmente. La teoria, la regolamentazione lo permette, lo prevede, anzi vuole essere preventiva, ma poi il meccanismo stesso non lo permette. Questo. Però questo non è vero, nel senso, beh, sai che io sono stato nei gruppi di esperti che ho lavorato. Anche in Italia sta facendo lo stesso approccio, abbiamo basato il lavoro su un horizon scanning, cioè sulle specie non ancora presenti, e su quelle si è data priorità anche a scala europea per l'inserimento nella lista. Per cui la spinta che è venuta sia dagli esperti sia dai paesi è stata quella invece, all'inizio la prima lista è nata sulle specie sulle quali c'erano già dati, che quindi erano specie già presenti, ma ora che l'analisi del rischio vengono fatte ex novo, diciamo, invece si sta spostando molto di più l'attenzione sulle specie non ancora presenti, ed è legittimo, l'analisi del rischio proprio tecnicamente si fa sulla base dei dati presi in altri contesti. Quindi no, le liste di nuovo in discussione sono spesso specie non ancora presenti, e questo è considerato legittimo. Lo stesso stiamo applicando a scala nazionale, per, non per la lista nazionale, ma come base. Quindi questa possibilità c'è. Sempre serve un'analisi del rischio, che invece, diciamo, la lista positiva non è strettamente necessaria, insomma, che serve un cambiamento notevole. Giuseppe Puddu, Regione Lazio. Vorrei andare esattamente contro come Jeremy mi piace di fare. Le specie, e quindi un punto a favore delle specie invasive, le popolazioni di api selvatiche e di api domestiche oggi sono ampiamente sostenute dalla rondinia, perché la rondinia è l'unico fiore che c'è per tutta l'estate, quando per 3 anni di seguito non ha fiorito nessuna pianta adatta all'aridità. Quindi questa cosa delle specie invasive andrebbe un filino tarata meglio, come anche la questione della lista positiva, che è nascondersi dietro un dito, non c'è nessuna possibilità, perché se non, la nutria non ha fatto danni per 30 anni, la rovina non ha fatto danni per 100 anni, quindi è inutile che il Belgio ci dice che quella specie non fa danno oggi, domani o dopodomani, ma siccome sarà l'unica specie commercializzata e ne compreremo a palate, farà danno, perché non è, perché alloctona all'ecosistema, è una questione banale di biologia. Quindi quella roba non mi si dica, perché è un dato falso che ha superato la commissione, perché la domanda era dei venditori che volevano vendere di più, ma viola il principio di precauzione, ma nessuno gli ha fatto una petizione contro il principio di precauzione, perché altrimenti non può stare in piedi, non può stare in piedi. Nascondersi dietro un dito. Sì, sulla rondinia aggiungo solamente che la rondinia non è stata messa in lista proprio perché i paesi hanno detto ci aiuta a produrre il miele, quindi la decisione politica è stata che la rondinia non entra in lista. Quindi specie che hanno un interesse economico con la rondinia, il meccanismo permette ai paesi di
escluderle. Cos'è stato quella roba lì? Io vorrei aggiungere una cosa in questo momento che emerge dalle relazioni già di stamattina, anche dalle domande, dalle interventi di adesso in questa fase. Le specie aliene, cosiddette aliene, autoctone di altre aree geografiche, ci costringono a metterci in discussione, cioè, ci dimostrano che è un percorso culturale che stiamo affrontando, partendo da alcuni spunti oggettivi. In alcuni casi alcune specie hanno dimostrato di essere oggettivamente, a loro malgrado, un veicolo di una minaccia per la salute umana, come nella relazione chiarissima di Ilaria Merz, per la salute umana, per la salute di altre specie animali, per altre specie vegetali, per le attività economiche. Quindi ci dimostrano che sono una nostra, come dire, una conseguenza di un nostro atteggiamento culturale, ed è un percorso che stiamo affrontando tutti, cioè nessuno di noi qui ha una verità in tasca, tutti quelli che siamo qui, sia chi è a favore sia chi è contrario. Stiamo cercando di trovare le soluzioni per capire come cambiare un atteggiamento in maniera migliore, ottimale. La parola più ricorrente, che mi sembra più utile, che è stata oggetto di riflessione, è quella della prevenzione, cioè di capire come meglio riusciamo ad agire senza creare un danno a noi e agli altri, includendo tutti gli altri, tutte le altre forme viventi, vegetali o animali. In questo è un percorso in essere, cioè non c'è una strada. La nostra preoccupazione era tanto per gli animali come singoli individui, quanto per gli animali che nel nostro paese vivono, in questo caso era lo scoiattolo comune, e che man mano dove è stato presente lo scoiattolo grigio inevitabilmente scompariva. Anche quelli erano animali che andavano a morire per difficoltà diverse. Quindi diciamo, è una difficoltà trovare il modo per ridurre il danno delle nostre azioni. È palese a tutti noi che le conseguenze di quello di cui stiamo discutendo oggi è figlio di azioni umane, in un senso o nell'altro. Quindi siamo in quello che dico io, e a me è piaciuta molto, devo dire, però, la proposta, diciamo, di lettura opposta fatta dal governo belga, non perché sia la soluzione, perché l'esperienza finora fatta mi porta a dire che non c'è mai una soluzione o un unico strumento con cui provare a cambiare nelle situazioni in cui ci sono delle difficoltà o delle problematiche che emergono, ma ce ne sono diversi. Lo stesso regolamento, con in prima battuta, l'europeo, in prima battuta ha avuto una lista soltanto di specie clamorosamente diffuse, dove l'azione era un'azione costosissima e difficilissima, e di gran lunga evidente che è molto più opportuno e molto più costruttivo un lavoro sulle specie che ancora non hanno realizzato una situazione diffusa di problematicità, e che quindi lavorare sulla prevenzione, su quelle liste, per evitare che la loro diffusione possa, rispetto a conoscenze già disponibili, possa essere un problema da affrontare, di gran lunga più vantaggioso. Quindi diciamo, stiamo insieme cercando le soluzioni. Quello che non può mancare, ed è il motivo per cui l'ambiente è rimasta presente anche a dispetto delle difficoltà e delle conflittualità interne che ha vissuto, non solo quelle sollecitate dall'esterno, è il fatto che senza starci, senza voler partecipare a trovare le soluzioni non si trovano, nessuno di noi pensa di averla, siamo determinati a cercarle. Questo è un motivo che mi fa avere piacere del fatto che, ad esempio, persone che lavorano in un ambito per me molto prossimo, quello di Ilaria o quello di Massimo Vitturi, siano oggi qui presenti, non solo per dire avete sbagliato questo e questo, perché certamente degli errori li avremmo fatti, però siamo insieme a discutere per capire quale strada trovare per ridurre i danni alle attività che facciamo e agli altri esseri di questo pianeta. Grazie mille Nino, è sempre molto lucido. Devo dire che c'è un altro spunto che a me fa ben sperare. In Ilaria ci incontrammo un incontro tecnico lo scorso anno e ci sono paesi che stanno andando su normative molto più stringenti di quelle europee, cioè l'Islanda, la Norvegia hanno adottato questo approccio delle liste positive, diciamo, a scala dell'intero sistema, cioè tutte le specie sono proibite, qualunque importazione, qualunque rilascio, a meno che non venga dimostrato che sono a basso rischio. È l'approccio che passava, che era stato usato da Nuova Zelanda e dall'Australia, che sembrava praticabile in termini di rispetto degli accordi internazionali di libero commercio. Invece è possibile estendere questo approccio anche a una scala ancora più ampia. Quindi mi sembra positivo che i paesi stiano lavorando di più su questa materia, lavorando soprattutto sulla prevenzione. Lo fanno rispettando, come una lista positiva, le prescrizioni
del libero commercio, nel senso che la lista è flessibile, se ci sono nuovi dati può essere aggiornata, può essere integrata, questa è una delle cose che il WTO richiede. Quindi ci sono segnali positivi per dire che è possibile trovare soluzioni ancora più efficaci in termini di prevenzione, cosa che ovviamente trova d'accordo me e penso tutti quelli della strada, insomma, e su questo credo che sia possibile lavorare insieme per spingere i decisori ad andare in direzioni più avanzate. E poi, quello che diceva Nino, che dicevo prima anch'io, le leggi aiutano fino a un certo punto, serve un cambiamento culturale. E devo dire che spesso noi nel Life Hazard abbiamo firmato un accordo di collaborazione, stiamo firmando un accordo di collaborazione con gli esportatori di piante ornamentali. L'Italia è uno dei paesi che ha la maggior produzione e commercio di piante ornamentali, il comparto di Pistoia è un comparto enorme come fatturato, che non hanno avuto alcuna difficoltà a lavorare con noi per promuovere un approccio più avanzato da parte dei loro soci e membri, per cui è possibile anche lavorare con le industrie, diciamo, che sono all'origine del problema, purché, diciamo, si discuta, si dialoghi e si trovi una soluzione comune. In Belgio anche un live di qualche anno fa aveva promosso per le piante un approccio volontario che incoraggiava l'utilizzo di piante autoctone o poco invasive. Credo che queste strade siano necessarie, siano utili, e il primo cambiamento deve essere culturale, tutti dobbiamo capire che occorre adottare comportamenti più responsabili dai singoli cittadini che comprano piante animali alle industrie, però mi pare che insomma un po' di risposta si trovi e su questo bisogna lavorare. Eradicati, Massimo ce l'abbiamo fatta a questo punto, massacrati. Io vorrei ringraziare solamente alla fine, scusatemi, da Paola Ragno e Sabrina Faris che hanno fatto un lavoro gigantesco di organizzazione, e vorrei ringraziare la comunicazione di Istra che hanno curato tutta questa parte qua, tutti quelli che ci hanno dato una mano, per cui grazie a tutti, continuiamo nei prossimi 2 giorni. Grazie a tutti, siete sopravvissuti finora, grazie a me.